Come si comporta un discografico serio quando risponde ad una mail, per esempio? Perché può capitare che voi mandate un'email o un'etichetta grossa e dall'altra parte qualcuno vi risponde. Non è detto che non succeda, ma vediamo come rispondono e come capire se dall'altra parte c'è qualcuno di serio e non qualcuno che vuole vendervi soltanto i suoi servizi. Sigla! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Qui sempre il vostro caro Michele Maralino, cantautore, produttore discografico indipendente, ufficio stampa dal 2016, anche consulente musicale, formatore. E se è la prima volta che ti imbatti in un mio video, ti invito ad iscriverti al canale, perché se sei un musicista che vuole autopromuoversi, autopubblicarsi, vuole capire come costruire e far crescere, no, il seguito del suo progetto artistico attraverso la rete, sei nel posto giusto. In questo canale trovi tutorial, video, guide, strumenti, segnalazioni e un canale YouTube che ti può veramente aiutare. Iscriviti al canale, attiva le campanelle la campanella per restare aggiornato. Oggi parliamo di discografici seri. Parliamo spesso in questi video di gente che alla prima mail chiede il contratto, chiede soldi e manda il contratto discografico da firmare, dove praticamente voi dovete pagare qualcosa. Ma vediamo come si comporta invece qualcuno che è serio, come si riconosce. Allora, di solito un discografico, quando è serio, quando ha, diciamo, intenzione di andare un po' ad indagare, ecco, prima cosa che fa, ecco, non è che vi dà una risposta, magari è incuriosito, si incuriosisce da quello che gli avete mandato, dall'audio, dalle canzoni che gli avete mandato, si incuriosisce, magari approfondisce, quindi vi chiede un po' magari altro materiale, e poi ovviamente vi vorrà conoscere, cioè deve, un discografico serio è qualcuno che intraprenderà con voi. Intraprende con l'artista, con gli artisti che segue, intraprende un percorso lungo, cioè, quindi deve valutare bene. Non è una cosa immediata che vi manda il contratto in allegato. Quindi, dopo una prima mail da parte vostra con i vostri provini, se è colpito, magari vi scrive, vi chiede un po' di più, se avete altro materiale da ascoltare, allora voi glielo mandate, allora magari quello è colpito sempre di più, si conferma la sua prima impressione, allora vuole indagare, vi fissa magari un colloquio telefonico, fissate una telefonata, vi conoscete meglio, magari se siete vicini nella zona si organizza un incontro, cioè quello che veramente fa un discografico è conoscervi prima di tutto, vedere voi che cosa avete in testa, che cosa volete fare dalla musica, se siete motivati, che progetti avete, che cosa avete fatto in passato, dovrà vedere i vostri social e tutto quanto, vedere se siete una persona attiva, vorrà conoscervi, non è che vi manda il contratto in allegato, cioè un discografico serio intraprenderà un percorso perché il suo fine, l'abbiamo già visto nel video, no? Come lavorano le etichette, le tre tipologie. E in altri video, no? Sottolineiamo spesso questo concetto. C'è chi le etichette vere hanno come, diciamo, clienti, il pubblico, e a quel pubblico gli devono dare musica seria. Le etichette travestite da etichette, le agenzie, gli studi di registrazione travestiti da etichette hanno come clienti voi musicisti, ok? Siccome è più difficile, ovviamente, sviluppare un discorso con un artista e farlo crescere e poi, diciamo, fargli aumentare di pubblico, di seguito, e quindi avere, diciamo, dei numeri sostenibili, no? Portare un artista da 0 a 100, a 1000, 10.000 follower, utenti, fan, farlo crescere, ci vogliono anni, ok? A meno che non ci sia un botto clamoroso, ma nella stragrande maggioranza dei casi ci vogliono anni, quindi quello è un percorso lungo e quindi richiederà degli investimenti, perché alla fine farete degli accordi, farete dei contratti, farete delle pubblicazioni, ci saranno degli investimenti, degli anticipi. Però quello che inizierà da quel momento sarà un percorso lungo, nessuno vi chiederà 500 euro, no? Perché mi scrivete in tanti e cadete dalle nuvole, mi hanno chiesto 500 euro, ma solo 500 euro. Ma tu che cosa vuoi dalla musica, prima cosa? Che cosa stai cercando? Questo devi capire. Stai cercando di pubblicare delle canzoni e vuoi capire come si fa perché vuoi essere online e hai questa passione, questo hobby? Oppure è tutta la tua vita, stai cercando di sfondare perché pensi di avere qualcosa da dire? Bene, se sei in questa seconda situazione, è forse meglio che stai alla larga da tutte quelle risposte che contengono un allegato, che ti chiedono soldi o che ti dicono no, facciamo una coproduzione io qui, io lì, io là.
Ovviamente cerca di selezionare dove mandi le tue richieste, dove mandi i tuoi provini, e in modo da mandare, cioè, alza l'asticella, sei tu che devi alzare l'asticella, l'asticella in primis. Manda a etichette indipendenti, grosse, italiane, ok, le richieste, vedi che succede. Se non ti rispondono, può essere anche che qualcuno ti risponde e ti dice: oh, guarda, tienimi aggiornato, ma non è il momento. E questo succede molto spesso. Adesso non è proprio il momento, però tu tienimi aggiornato, perché con la coda dell'occhio ti tengono d'occhio, perché può essere pure che non è il momento giusto per te, e questo non viene detto mai. La musica è anche questione di timing, eh? Sentite qui, cioè bisogna lanciare l'artista giusto nel momento giusto, e magari quando voi vi interfacciate, conoscete una grossa etichetta o avete l'occasione di scrivere, e magari dall'altra parte vi rispondono, però non siete maturi al punto giusto per il momento storico, non è il vostro momento. Dovete accettare questa cosa e aspettare. Lo so, c'è la fretta, tutti hanno voglia di arrivare, però è importante anche ascoltare chi dall'altra parte gli dice: ok, adesso non è il momento, però mi interessi, mandami un po', i tuoi aggiornamenti, e magari poi il vostro momento arriverà. Però è questo, sì. Diciamo, la prima cosa che vorranno fare, se dall'altra parte, la prima cosa che vorrà fare il discografico serio, vorrà innanzitutto conoscervi, sapere voi che ambizioni avete, che cosa avete nella testa, che cosa avete già fatto. Ok, da qui riconoscete qualcuno di serio, cioè vi vuole conoscere, ok? Vi vorrà vedere, oppure fare una video call su Skype, oppure vedervi di persona, organizzare un incontro. Poi ovvio c'è qualcuno anche che vi potrà chiedere di sentirvi telefonicamente, poi al telefono proverà a vendervi qualcosa, ma siamo sempre lì, lo riconoscete, magari non ve l'ha fatto via mail, ve lo fa al telefono, ma voi capite che non è quello. Se state puntando in alto, non è quello che vi interessa, non è. Se dopo la prima telefonata dice: allora ok, guarda, io posso fare questo, 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 ti mando il contratto, ti mando una mail dove ti riepilogo tutto, e nella mail in cui vi riepiloga tutto c'è, cioè, il contratto con il prezzo da pagare, se voi, il vostro sogno è la musica, io lascerei stare, studierei come poter partire da solo, ok? Nel frattempo che cercate la casa discografica seria, il discografico serio. Pubblicate, non state fermi, continuate a pubblicare le vostre canzoni, a promuovervi, a far vedere che siete attivi, come insegno nei miei corsi, no? Nel musicista consapevole c'è tutta la parte in cui anche poi come contattare le etichette, le agenzie booking, mentre vi siete pubblicati voi e vi promuovete voi, perché in quel corso c'è tutto, no? Come pubblicarvi, come promuovervi, come tutelarvi, sound, FCI. Trovate i link in descrizione di tutti i miei corsi, studiate nel frattempo e mandate richieste. Quando vedete che qualcuno vi manda un allegato, un contratto, state alla larga, andate avanti fin quando anche potreste poi fare il botto da soli. Questi sono tempi strani, soprattutto se fate un genere musicale contemporaneo, un po' di rap o trap, potrebbe succedere di tutto. Però voi sapete già che state puntando in alto, quindi evitate tutta quella compravendita di servizi, e decidete voi, perché se diventate musicisti consapevoli sapete, no? Come fare a pubblicarvi, come promuovervi, e magari dopo, nelle pubblicazioni successive, avendo fatto un po' di esperienza, sapete anche a chi delegare e quindi esternalizzare la promozione. Si occupa quell'ufficio stampa del booking, mi aiuta quel ragazzo che ho conosciuto, cioè è tutto un divenire, e nel frattempo voi crescete e continuate, magari maturate, e poi riuscite ad avere un contatto con una casa discografica, poi si crea il match perfetto nel momento perfetto e avete costruito la vostra opportunità. Secondo me questo è un modo intelligente di cercare un'etichetta, un addetto ai lavori, un professionista. Ditemi voi che cosa ne pensate. Se questo video vi ha ispirato, vi è stato utile in qualche modo, vi chiedo di aiutarmi e di stuzzicare l'algoritmo YouTube. Quindi mettete tanti like ai miei video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, commentate, così che mi aiutate ad aumentare la visibilità. Se avete amici musicisti, taggateli, i vostri colleghi, condividete questo video, aiutatemi a crescere. Vi aspetto nei commenti per sapere che cosa ne pensate? Grazie per aver visto il video fin qui. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!